Amici, benvenuti alla super trasmissione del secolo. Chi vi parla è il grande Gigi, super disc jockey all'americana, inventore dell'aggettivo treno amico caldi caldi caldi, del crescendo senza calando e della dissolvenza vocale incrociata. Socio per corrispondenza del Technical Institute of Discology del Massachusetts, già dipendente della Broadcasting Radio Incorporated di Bassano del Grappa, presidente del comitato per la distribuzione dei sacchetti da viaggio agli uccelli migratori, nonché segretario dell'Associazione per lo sfruttamento industriale della corrente del Golfo. Sono il più grande radioprofessionista di tutti i tempi e non a caso il pubblico mi ha spontaneamente attribuito alcuni famosi pseudonimi. Infatti io, Gigi, sono anche detto la cozza del Trasimeno per il mio alto potenziale di inquinamento, la grattugia di Perugia per l'alto potere abrasivo delle mie battute e il grifo di Annifo per l'inestimabile carica erotica del mio mezzo vocale. Cala, cala! Questa vociaccia non mi è nuova. Ol sente il Bob che discornuta l'asine, è bella la vociaccia tua, te l'sei scordato che ti chiamano anche il cornacchione di Castelrigone? Per chi non l'avesse capito, questo ospite non gradito della nostra super trasmissione è il famigerato Peppin de Sguilla. Signore e signori, svelte l'est come un'anguilla, è arrivato Peppin de Sguilla! Bene, bene, adesso si presenta addirittura con lo slogan pubblicitario. Si ricordi, Sguilla, che qui il presentatore sono io. E chi te il nega? Anzi, sono venuto proprio per farmi presentare da te, Gian Basque, sei un di meglio. Forza, su, presenta, presentami. Ma io devo presentare i dischi caldi, caldi, caldi. No, e tu hai da presentare a me e dopo presenti i dischi caldi, hai capito sì o no? Oh. No, non è possibile, il pubblico vuole solo me, se ne va. E via, su, Gian Basque, non fa ste scenate, possibile che te da far conoscere? Conosce dappertutto, cerca di fare la persona educata una volta tanto, no? E non ho capito, mio buono. Lei pretende di insegnare l'educazione a me, ma siamo matti? Di qui si c'è matto se tu sei. No, caro, tra noi due io sono il meno matto. Tu sei il meno matto, un tol cervello. Pazzesco, scusate, amici ascoltatori. Lascia perda, dec pensio. Signore e signori, ecco che Peppin de Sguilla una volta tanto farà vedere tasto babbiano giambasso come se fa il presentatore. Ecco il primo disco caldo caldo come l'uovo che mi ha fatto stamattina l'Angelinetta, la migalina di fiducia. Il disco si chiama, come si chiama il disco? Come si chiama che mi viene? Come si chiama Un'altra donna dei cugini di campagna. Perché non debba credere al sospetto
di averla amata senza darle affetto. Quello che non ha capito lei. Amore, 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 amore mio. Un'altra donna ha preso il posto tuo. Un'altra donna magistralmente interpretata dai Cugini di Campagna. Ecco, vede Gian Bass, quando si tratta di distre fregnacce tu sei bravissimo, non te frega nessuno. Peccato che più di questo non si fa, più di questo non si fa. Senta, Sguilla, non pretenderà di insegnarmi il mestiere, Tu adesso, come dicono al mio paese, impara l'arte e mettete da parte, che di qui a presentarci penso io, hai capito? Ma non mi faccia ridere, per fare il presentatore, mi scusi, sa, ma ci vuole anche una certa quale istruzione. Ah, se è per questo ho fatto le scuole serali a Fratticciola Selvatica, vuol vedere il diploma, c'ho anche la licenza. Elementare? No, è da caccia, mi chiamo lo 007 di Pontvalli Ceppi. Ah sì? E qual è la sua specialità? Quaglie, fagiani, storni, forze? L'altro ieri ho impallinato un liofanto. Vuol dire un elefante, e com'è possibile? E qui il conetto anch'io, infatti assomigliava tutta la mia socera, che pesa qualche quintale, pora donna. O tu non ci crederai, ma era proprio la mia socera, E era si è lì. Fatta male, scusi. Beh, certo che stava meglio prima, Ma guarda un po', ci ride anche sopra, io che lo sto a sentire. Meglio passare ai prossimi dischi caldi, caldi, caldi di oggi, il prossimo dei quali è Storia d'amore, eseguono Julie and Julie. Al posto suo, che cosa non farei, amore mio? Io ti darei quello che lui non ti può dare, se ci fossi io al posto suo. Ci fossi tu. Amore mio, sei proprio tu. Sono io, sono io. Sei proprio tu. Sono proprio io che sto cadendo tra le braccia mie. Non far così. Thank you.
Storia d'amore, un successo di Julie and Julie. Oh, Gian Bass, mi viene in mente quella storiella di quel che portava a ammazzare il cane, no? Incontra un amico che gli fa che c'ha la rabbia e lui gli risponde, beh, proprio la rabbia, no, ma certo che girano un po' i corbelli. Cose da pazzi. Ma Sguilla è il solito maleducato. E so maleducato, so felice, più maleducato chi me lo dice, così te impari. Beh, meglio tornare ai dischi caldi, caldi, caldi. Come disse Renata Tebaldi. Il prossimo disco che scatta, che scotta, che schitta è Candy Baby, e segue la Pinzon Band. Candy Baby nell'esecuzione magistrale della Benson Band. Oh, caro il mio Gian Bass, hai visto che avevo ragione? Se tu dai un po' più di spazio a Peppin de Sguilla, la trasmissione viene 100 volte meglio, facendo una coppia e te meglio di Arbore Buon Compagni, no? Ma capito? Non dica scemenze. Perché? Non scemi Arbore Buon Compagni? Che sono? No, sono scemo io che perdo tempo con uno come lei. Lo sai, Gian Bass, che quanta rabbia sei meno brutto. Basta. Se ne vada, pussa via, show, show. Ah sì, t'ho da fa lo show, l'hai capita che Peppin de Sguilla ti conviene a sfruttarlo fino all'osso, l'hai no, capita? No, la prego, stia zitto, mi lasci lavorare. Torniamo ai dischi caldi di oggi, il prossimo dei quali è Fantasia, una superba interpretazione di Peppino Gagliardi. Ad occhi aperti mi perdo, volando in alto oltre i miei pensieri.
rivedo l'innocenza distesa accanto a me, così come vorrei che fossi tu. Fantasia, e leggere negli occhi i silenzi dell'amore. Fantasia, quando si illumina la mente e corre via col vento. E fantasia, rivedere in te passato ed avvenire come una vita vera fatta di poesia. E poi cacciare via tutti i pensieri tristi. La mia fantasia. Peppino Gagliardi con la sua fantasia. E c'ho tanta fantasia anch'io. E allora, signore e signori, vi presento un di numeri più richiesti. Stornelli alla Perugina, attacca Gian Bass, suona stu chitarron che è meglio, più suoni e meno parli, capito? Cose da pazzi. Comunque, sarà meglio assecondarlo, potrebbe fare di peggio. E questo non è un chitarrone, ma è un pianoforte. Caro Gian Basso, sei proprio un de quelli più sopraffini. Peccato che coi dischi caldi caldi tu ce l'hai fatti a strisce a peperini. Quando parli dei lamioni tu ce rompi li comandi. Oh cocco mio, adesso te presento tutto io. Vai. A te parlerò de Baudo Pippo, che la TV è uno di più belli. Ma costo spacca qui, dici ve giuro, già spaccato li comandi. Caro Pippo, tu puoi smette, lasciami solo le tre vallette. Oh cocco mio, taloro te ce posso, pensa io. Va Gian Basso, sona smucina, al cinema se vedon tutti i giorni la vittima Stroianni e il buon Giannini. Tognazzi, Sordi, Gasse, Mane, Manfredi, e ce l'han fatti proprio a Bucatini. Quando recita Villaggio im devo mette in viaggio, porca zozza, oh cocco mio, si resti tu me ne devanda io. Vai Gian Basso, non te stanca mai, porca miseria, col teatro di rivista agimo meglio. C'avemo il gran showman che Dorelli, eppure io vedevo confessare che pure lui ci ha rotto i comandi. E furbi o scemi, belli o brutti, voi m'avete rotto tutti.
canzoni, ma avrò da fana plastica ali bastioni. Piazza 4 novembre è bella in primavera, con tutti quei ragazzi dalla mattina alla sera. Piazza 4 novembre è piena di stranieri, c'è un'americana, ma è partita ieri. Caro Sguilla, glielo dico per l'ultima volta, così non si può andare avanti. O se ne va lei o me ne vado io. Allora mi sa che poi fa pure i bagagli, in muovo manco si m'ammazzano, c'è seme e ci resteremo, come diceva quel che era riuscito a andare alla ritirata dopo 3 ore che aspettava, poretto. Ma lo vede questa. Che razza di maleducato è lei, non si dicono queste cose, Sguilla. E se diranno, ma se fanno, che tu non ce vai mai, Giambasso, e non sarei mica otturato, Sai com'è, non tu tutte le ciambelle riescono col buco. Bonina, adesso bonina. Basta, silenzio, zitto, mi lasci lavorare in pace. Vabbè, vabbè, allora tu presenta il prossimo disco cald, che intanto io mi preparo per il prossimo numero, mamma va bene? Mamma mia, chissà che cosa farà mai nel prossimo numero. Comunque, invece, pensiamo ora al prossimo disco rovente, bruciante, incandescente, e cioè tornerò a un formidabile successo dei Santo California. Pensami sempre.
Tornerò dei Santo California e sentiamo, Sguilla, quale sarebbe il numero che lei stava preparando. A gentile richiesta reciterò per voi Piagne il telefono, sì, è già. Ma non mi faccia ridere, per piacere. È fortuna che fuori de io, tu fai proprio Piagne, attacca, va, Giambassa, attacca. Va bene, andiamo al pianoforte, sentiamo che cosa ci combina questo qui. Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma c'è qualcuno che... Ma chi è qui l'altra volta? Guarda che la mamma è al bagno, per qualche ora un po' l'usci, te l'avverto, si vuole aspetta, fa come te pare. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. T'aspetta un bel pezzo, ma tu che gli hai fatto dalla mia mamma? Quando chiami tu mi dici sempre di ta quel mat che non ce so, di che non ce so, di che non ce so, e non so perché. Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? Una reggia! Guarda che io a scuola non ci vo più almeno da 12 o 13 secoli, più o meno. Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro proprio la tua età. Ma che età, c'ho 48 anni a gennaio, ma tu scusa perché ti fai ste svenevolezze? Oh cocco, mica ti mettere a piagne, mo, ma che fai, piagne? Piange il telefono, perché lei non verrà. È al bagno. Che se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà, piange il telefono, Ardaglie. Perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. E se al bagno ti può rispondere, no, rendete conto. Estate, andate a villeggiare all'Hotel Riviera. Ti piace il mare? Con sti reumatismi, insomma, anche notà. E buttate che te frega, si va all'Hotel Riviera, e questo lo capisco. Ma chi è che parla, insomma, me lo sai di? Oh. Dille la mia pena, e quanto a tutte e due vi voglio bene. Ci vuoi bene da tutti e due? Oh, ma che tu fossi in tantina sordacchione, come se dici, me capizio, no, Ah! Piange il tele. Sì, perché lei non verrà, è al bagno. Anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Ha tirato la catena. Il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. Ricordati però, ma ricordati sì. Al telefono, mamma mia, va. L'ultima volta ormai, ed il perché domani tu lo saprai. E speriamo che il saprò di mani, nel so se mi spiego. Falla aspettare. Falla fermare. È una parola, t'ho detto che sta al bagno. Se è andata via. No, non è andata via, al bagno. Come te lo dani in coreano? Addio. Addio, addio, ma bada giva, fammi il piacere. Giampiccola. Sì, Lei, Sguilla, non finisce di sorprendermi, ma cerchiamo di risollevare le sorti del nostro programma presentando l'ultimo grande successo dei Cugini di Campagna, 64 anni, ed è tu nonno. Quattro anni e un velo d'argento vedrai sui capelli, la gioia d'averti e di sentirti
sarà la cosa più preziosa che io avrò. Coltiverò la tua bellezza per non sciuparla ad ogni carezza. E se le mie spalle si piegheranno stanche, non sarà niente, io ti amerò anche se il corpo non potrà. Così tu sarai la mia donna, se vuoi. Con te ho diviso la gioia e il dolore, ed è per questo che non ti ho mai tradito, perché ho capito che il tempo passa, ma il tuo amore non ha età. E qui starà l'ultimo grande successo di Cugini di Campagna, 64 anni, la prossima volta ne fanno 128, se tutto va bene. Ma adesso, amici miei, se me lo permettete, io vi vorrei parlare un tantino del grandissimo Perugia, la squadra meglio del mondo che sta in gita in Serie A, e se tutto va bene ci vuole restare per 64 anni anche noi altre. E allora, in onore del gran Perugia, ecco Peppi De Sguilla che fa l'inno del Perugia, via con l'inno, via con l'inno del Perugia. Si va, si va. Si va in Serie A, si va, si va, si va in Serie A. Forza Perugia! Ale Perugia, Perugia bella, c'ha bella squadra che ci porta in Serie A. E via una specie di tremarella, da tutti quelli che ci vedono arrivare. Facemo un gol, ne facem due, e si ce gira potem farne 5 o 6. Forza forza Perugia che avenda strilla fino a quando la voce c'è sta. Forza forza ragazzi ne avenda mollaggi tutti in Serie A. Si va, si va, si va in Serie A. Oh, questo era l'inno del Perugia, eseguito dal nostro Peppin De Sguilla, che ogni tanto fa anche le cose a modo giusto. E adesso passiamo al prossimo successo dei dischi caldi di oggi, ed esattamente Take My Heart, una formidabile canzone interpretata per noi da Jackie James. Take My Heart. Take my heart, it's yours to take.
parte un grande successo di Jakey James. E con questo, amici, il nostro programma è terminato. Speriamo di sentirci prossimamente dai vostri stessi registratori, se il programma è stato di vostro gradimento. E scusate se il nostro Peppin de Sguilla ci ha un pochino disturbati, ma purtroppo, come sapete, è la sua abitudine, vero Peppino? E insomma, già Basperozzo, sono stato utile anch'io, ex, un vero showman, come si dice. Ciao, ciao a tutti amici, ciao, a presto, a risentirci, ciao, 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 ciao. E la nostra sigla di chiusura è Ice Blocks, seguita dai Golden Mercury. Ciao, 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 ciao. We'll be right back.